Bene, ora vedremo una caratteristica, secondo me, marginale ma interessante di Windows 7, che è quella di poter cambiare la lingua dell'interfaccia del sistema operativo, che di solito in Italia è in italiano, eccetera. Come si fa a cambiare la lingua del sistema operativo? Si va sul pannello di controllo di Windows 7, andiamo su sicurezza. Se vogliamo ovviamente scaricare la lingua che ci manca, perché non è detto che noi abbiamo installato tutte le lingue. Andiamo su controllo aggiornamenti. Allora, visualizza, cambia impostazioni. Pagina iniziale, panel di controllo. Non dovrebbe essere questa. Ecco qua. Esatto, bisogna andare su 32 aggiornamenti facoltativi, dove ovviamente si fanno gli aggiornamenti. Oltre agli aggiornamenti facoltativi, in questo caso pure quelli più importanti, c'è l'elenco delle lingue disponibili. E qui si sceglie la lingua che si vuole installare in più nel nostro pacchetto, bulgaro, ceco, eccetera, cioè cinese, eccetera, eccetera. Io in questo caso selezionerò il russo. L'ho già scaricata per velocizzare, se non l'avessi fatto farei così e darei ok. Non lo faccio perché sennò mi rallenta un po' il tutto. L'ho già installato. Quando abbiamo installato il pacchetto dobbiamo tornare nel pannello di controllo. Facciamo prima far così. E andiamo su cambia la lingua di visualizzazione. Io ovviamente ho già installato il russo, quindi basta che vado a cercare, eccolo qua. Do ok. E basta che gli do disconnetti adesso perché il computer mi si spegne e poi mi si riaccende. E a questo punto ho il sistema operativo in cirillico. Ovviamente non tutti i programmi verranno tradotti, però le funzioni principali di Windows sono tradotte. Se io vado a vedermi i programmi, per esempio, sono in cirillico, quelli che può tradurmi, quindi la tastiera. Programmi che non sono di Windows propriamente, oppure quelli che non hanno la traduzione, no, però riguardo tutti i programmi avrò qualcosina in russo. Per esempio, se vado sul pannello di controllo, panel upravlenia, avrò tutto in cirillico, eccolo qua. Ovviamente io non voglio rimanere in cirillico, perché sicuramente fa una bella scena avere il sistema operativo in cirillico, in cinese e altro. È un po' rischioso se uno non conosce la lingua, quindi adesso io me ne ritorno nel mio linguaggio italiano, che dovrebbe essere questo, se non vedo male, esatto. E vado su inglese, per esempio. Ovviamente questo mi continua a rimanere in cirillico. Mi do l'ok. E ovviamente adesso ce l'ho tutto in inglese, quindi control panel è in inglese. E a me va bene, anche perché in inglese, per esempio, esiste la possibilità di avere dei programmi di lettura del monitor tutti in lingua inglese che non c'è. Probabilmente esiste anche il pacchetto in italiano, questo non lo so. Di default già esiste per l'inglese, quindi se uno vuole farsi leggere che cosa succede sul monitor dal computer, lo può fare avendo però installata la lingua inglese. Questo brevemente per quali sono le istruzioni per cambiare la lingua dell'interfaccia.